Rol, io più che altro volevo far vedere che noi non abbiamo preso l'argomento solamente per scherzare. È un argomento serio dove si può turlupinare la gente o contribuire alla gente a capire. Allora voglio chiedere a lei, quando lei ha scoperto di avere certe facoltà, questa curiosità, come l'ha coltivata? Che tipo di studio? Io non ho delle facoltà. Non ha delle facoltà? No. Sono molti anni, guarda, io mi sono accorto nell'osservazione profonda di tutte le cose e di tutte le persone, mi sono accorto che bisogna andare in una direzione per vedere quei lati che intuiamo esistere e che purtroppo non sono visibili né percettibili. Adesso cosa succede? Che poi c'è tanta gente che confonde. Io potrei essere chiamato mago, è una cosa che mi disgusta molto, perché lo stesso Fellini ha protestato perché mago è una parola oscurantista. Nel mio caso poi non è applicabile. Io di magia non saprei compiere, ne dirò che assisto sovente a quello che si può chiamare il miracolo, però io sono molto religioso e non mi stupisco se il mio spirito, non voglio andare oltre la parola spirito, mi aiuta a compiere delle cose che normalmente parrebbe che non possono avvenire. Mi comprende? Lo capisco, ma come si può allenarsi a tutto questo? Come si può fare? Allenarsi attraverso una sola strada, quella della bontà e della disponibilità verso il prossimo, verso coloro che soffrono. E pensare soprattutto che non possediamo altro che ciò che diamo agli altri, che dietro non ci portiamo nulla. Comprende? Senta, come ci si può difendere dai ciarlatani, da chi invece, non avendo nemmanco studiato, non avendo percepito quello che lei ha percepito, si permette di prendere la fede della gente, di illudere la gente e di fargli credere che qualche cosa è possibile, che può cambiare la loro vita? Come ci si salva? A me non è mai successo però di vedere un ciarlatano in azione, nel senso che ho veduto una persona che non sto a nominare, che ha incominciato col fare le carte, col cercare di divinare, eccetera, eccetera. Oggi come oggi è pervasa da un senso di aiutare il prossimo e lo fa molto degnamente, anche se ha guadagnato dei quattrini, oggi vedo che li spende molto bene per aiutare il suo prossimo. Dottor... ci siano della gente che, non so, che speculi su questa cosa qui, ci sarà. Per fortuna non li ho mai incontrati sulla mia strada e quelli che vengono da me non me ne parlano, perché se me ne parlano io cambio subito argomento, dal momento che io sono stato sempre gratuito e lo sarò finché vivo. Per... si sente male, non l'ho compreso. Cosa viene a cercare la gente da lei? Cioè, cosa lei... come posso dire, riesce a dare a questa gente? Guardi, da me vengono, purtroppo, della gente che vuole fare quattrini degli affari, però non li dissuado o cerco di mettere i piedi loro sulla terra e sviluppare in loro un po' di buon senso. Poi ci sono quelli che hanno delle questioni morali, allora lì bisogna andare a sviscerare la questione e vedere qual è il punto dal quale scaturisce la loro necessità. Poi ci sono quegli altri che viceversa soffrono fisicamente. Allora, con l'aiuto dei medici, perché non ho mai voluto fare il medico, io non sono medico, mi ho studiato molto biologia, ma non la medicina. E allora, naturalmente, con l'aiuto del medico si cerca di aiutarli, di sostenerli. Poi c'è della gente che è superstiziosa, bisogna vincere in loro questo senso di superstizione. Poi c'è della gente che spera o che vorrebbe sperare e non sa sperare, insegnar loro la strada della speranza. Tutto è possibile, guardi, le posso dire che quando si vuole una cosa e si è in buona fede si può darla agli altri senza ricorrere ai sistemi deplorevoli, mi comprende? La comprendo, ma perché per esempio io non ho le facoltà sue, dottore? E chi me l'ha detto? Ah, lo potrei avere anche io. Lei non lo sa quanto bene lei può fare anche con questa trasmissione. La ringrazio. Senta, io... Il dottore è venuto da me, ha fatto delle... ho avuto delle interviste con lui. Ora con Bazzoli si sono fatte delle cose che sono state utilissime agli altri.
Senta, ho letto che Fellini, lei ha aiutato una volta Fellini e lui l'ha scritto in un'intervista al regista. No, non ha bisogno dei miei aiuti, Fellini. Dice Fellini che è un genio, ed è un uomo talmente straordinario che mi onoro della sua amicizia. Al massimo posso collaborare in un'idea, ma porca riparo, non ha bisogno dei miei lumi. Ma lui ha detto che l'ha vista improvvisamente apparire e poi ha sentito il telefono che trillava ed era lei. Ma può succedere, possono succedere tante cose. Può essere stato un desiderio di Fellini. Queste cose qui, abbia pazienza, lei mi faccia delle domande più semplici, non parli di me per mettere in valore delle cose che altri hanno negato e che mi hanno fatto dire, che non ho detto, fare e che non ho fatto. Ho capito. Mi ha capito che cosa voglio dire. Ho capito perfettamente, Rol, era solo il tentativo di spiegare che quando una persona ha un senso di responsabilità, di onestà e anche una morale, fa come lei, cioè coltiva certe scienze, le mette a disposizione degli altri, ma a parte una telefonata di cui la ringraziamo, come questa o qualche articolo, non si permette e non vuole, con la sua presenza, diciamo così, invadere, mi pare di capire, campi che lei continua a essere riservati a altri, alla medicina, alla scienza, anche se lei so ha tre lauree. Ma io la scienza la invoco. Ho capito. Incontro la scienza. Purtroppo ci sono degli scienziati che non l'hanno compreso, o degli pseudoscienziati che non l'hanno compreso. Ma io per esempio ho avvicinato Einstein e le assicuro che è stata una gioia immensa di poter confidire con lui e di avere con lui una prova di quel che sentivo e che lui già percepiva attraverso la sua genialità, ha cercato di esprimere. Guardi, mi ricordo questo, se mi fa piacere. Sì. Io ho teso una mano e mi ha detto, vede la mia mano. La mia mano proietta un'ombra scura, perché è una cosa materiale. Ma pensi, se l'ombra di una cosa materiale è nera, pensi a Dio, che è spirito. Se si materializza, che cosa proietta? Non cose nere, luce. Quindi tutto ciò che viene ed è luce proviene da Dio. Mi comprende? Ho riflettuto molto su quello, vedo ancora la mano di Einstein che tira su quel foglio di carta un pochettino e con la lampada sopra che proiettava l'ombra scura della mano. Questa è ombra di una cosa materiale. Dio è spirito, se si materializza diventa luce. Pensi, rifletta su questo anche lei personalmente, vedrà quanto giovamento ne avrà. Rol, la ringrazio moltissimo e mi scuso di essere entrato in questa domenica nella sua giornata di riposo. Non so se avrò ancora il piacere di parlarle, spero di sì. Grazie del suo contributo e arrivederci a presto. Un applauso. Arrivederci.